Salve a tutti, io sono DroneGamer e benvenuti in questo nuovo video. Oh, quest'oggi avevo proprio voglia di una bella reaction, che poi siamo onesti, con sto boia di caldo non c'ho nemmeno voglia di respirare, almeno mi faccio due risate. Allora, quest'oggi ho trovato per voi delle immagini veramente assurde. Nella prima parte del video scopriremo cose strane e assurde che la gente, i privati cittadini, vendono online. Ma nella seconda parte invece vedremo cosa potete trovare di strano, folle e forse anche un po' geniale, sotto certi punti di vista, direttamente su Amazon. Delle cose assurde, ragazzi, che lasciamo stare. Ma prima c'è un piccolo stacco pubblicitario, perché questo video addirittura è sponsorizzato. Yay! Solo un minutino abbondante, ragazzi, non scappate via, eh. Se siete appassionati di gaming su smartphone e siete alla ricerca di un dispositivo potente e ad un prezzo conveniente, sarete felici di sapere che Nubia ha appena rilasciato il nuovissimo Red Magic 6R, smartphone di fascia alta con una dotazione hardware veramente incredibile. È infatti dotato di uno schermo AMOLED Full HD da 6,67 pollici con una frequenza di aggiornamento di ben 144 Hz. Il processore interno è il nuovissimo e potentissimo Qualcomm Snapdragon 888 da ben 2.84 GHz per singolo core, ed è presente una GPU Adreno 660 che vi permetterà di eseguire a grafica massima con una fluidità veramente incredibile anche i videogiochi più esigenti. E per non farsi mancare nulla, è dotato di 8 o 12 GB di RAM LPDDR5 e di ben 128 o 256 GB di memoria interna a seconda della versione acquistata. Sulla parte superiore sono inoltre presenti dei tasti configurabili, perfetti in ambiente gaming, e non dimentichiamoci della potente batteria da 4200 mAh che vi permetterà di giocare a lungo e dotata di ricarica rapida da ben 30 watt. È ovviamente presente la connessione in 5G, il Bluetooth 5.2 e il Wi-Fi 6E. Il Red Magic 6R sarà disponibile dal 24 giugno, quindi mi raccomando, non fatevelo sfuggire cliccando sul link che trovate in descrizione. Fantastico, eccoci ritornati. Allora, ragazzi, chi di voi non ha bisogno di una bella bara? Prima o poi, siamo onesti, tutti ne avremo bisogno. Della serie, meglio prevenire che curare. Meglio prendersi avanti, magari la trovi in sconto al Black Friday. Oppure la potresti acquistare usata. E tu dirai, come usata, Alon? Ma certo, questa è la bara del nonno ed è stata utilizzata una sola volta, come dice la didascalia, perché non so quante volte puoi riciclare la bara in famiglia. Voglio dire, tanto il nonno è morto, quando ci sono distratti tutti l'abbiamo buttato direttamente nella fossa e ci siamo portati via la bara, così, oh, la possiamo riutilizzare. Cosa te ne fai di una bella bara buttata sottoterra lì a marcire? Tanto, oh, il nonno era una persona di umili origini, non si è mai lamentato. Mi è venuto anche singhiozzo. Non cominciamo a bere questo video. Chi non ha bisogno di una bella statuina con tanto di base, in cui c'è un unicorno cavalcato da un nano armato con una Desert Eagle d'oro davanti? Non ho capito se è un gatto o un procione, credo sia un procione, ma vabbè, dettagli. Non so chi è che abbia acquistato, si sia fatto fare una statua del genere, perché non ci trovo il benché minimo senso logico. Cioè, è come quando ci sono le statue di Putin che cavalca un dinosauro armato di AK-47 con le invasioni aliene sullo sfondo. Qui è un attimino più bucolico, un po' più fantasy, ma è comunque folle, eh? Cioè, non vorrei un oggetto del genere ma proprio mai nella vita. E poi ovviamente c'è chi ha creato la statua del poliziotto sirenetto. Ora, non chiedetemi come esista una creatura del genere che nemmeno la Disney si sognerebbe di fare, eh? Perché un poliziotto che in realtà è un sirenetto? Che poi lo so che sirenetto non si dice, ma passatemi il termine. Cos'è sto brobrio? È come se avessero unito due pezzi differenti appartenenti a due statuine differenti. No. Questo è qualcuno che ha creato volutamente un oggetto del genere. Probabilmente è il cugino alla lontana di Aquaman, che è un po' sirenetto, e cerca di arrotondare lo stipendio facendo anche il poliziotto sottomarino. Oh, solo perché sei sott'acqua non vuol dire che non ci siano crimini, eh? No, scusate, mi dicono dalla regia che abbiamo sbagliato. Non è il trono di spade? Questo è... è il trono fatto con le palline da tennis. Qualche folle si è messo a ricoprire, presumo, un supporto con delle palline da tennis. Oppure, ancora peggio, questo è fisicamente fatto solo da palline da tennis. Non so come faccia a reggere, e credo sia anche la cosa più scomoda della vita. Per quanto ti possa piacere il tennis, la sedia fatta con le palline da tennis credo sia un oggetto completamente inutile e che non regalerei neanche al mio peggior nemico. Cioè, vai a
un attimino un suo fascino, non dico di no. Ma Marone, mi è già salito un mal di schiena solo a guardarla. È proprio vero che su internet non si finisce mai di imparare. Se notate bene, questa sedia ha una protuberanza abbastanza bizzarra, in cui ovviamente ci vanno certe parti fisiche dell'uomo. E voi mi direte, Lon, perché? Perché qualcuno dovrebbe avere una sedia del genere? Ve lo racconto. Praticamente, quando una donna sta partorendo e l'uomo vuole far capire che la supporta nel dolore, si tira giù i pantaloni, si mette su questa sedia, i genitali vengono appoggiati, viene legato uno spago, la donna quando soffre tira il suddetto spago causando dolore anche all'uomo, che quindi partecipa al dolore della donna. Non lo so, a sto punto potevi dare alla signora un taser da dare sui genitali al marito? Facevi prima, a mio avviso, non lo so. Perché? È una vecchia tradizione, no! Questa è una tortura, questa è una sedia da torture! Oh no, perché? Perché qualcuno ha creato il bambolotto di Harry Potter e fin qua tutto bene, non c'è nulla di anormale? Tuttavia gli occhiali sono fatti da denti. Denti umani non so presi da dove. Non capisco perché mi sale uno schifume assurdo. Ammetto, quando ho guardato l'immagine non ci ho trovato nulla di strano. Poi quando ho guardato bene e ho visto che erano denti umani, mi è salito il... No, no e poi no. Perché dovete usare le parti del corpo per farci le bambole o i gioielli? No, sono come quelli che fanno i gioielli con il latte materno. Non sto scherzando, gente. Non sto scherzando. Ci sono quelli che fanno i gioielli con la placenta, con altre parti del corpo. Lasciamo stare, andiamo avanti che... No, beh giusto, già le teste delle bambole mozzate non sono abbastanza creepy? Qualcuno le ha convertite in un bellissimo vaso per le tue piantine. Per nulla inquietante, ribadisco per nulla inquietante. Guarda, se mi trovi anche le bambole quelle tipo rovinate, tutte smazzucate, sbruciacchiate, lo avresti reso ancora più bello a mio avviso. Onestamente, cioè, per quanto uno possa essere strano come persona, chi comprerebbe mai una cosa del genere e la metterebbe nella propria casa? Cioè, o lo regali a qualcuno per fargli uno scherzo, neanche ad Halloween, cioè neanche a Halloween metterei su una decorazione orribile del genere. Mamma mia, no, ci avrò gli incubi stanotte. Siamo onesti, per quanto ti possa piacere Toy Story e Buzz Lightyear, perché stai vendendo uno scatolone pieno zeppo di Buzz Lightyear usati? Chi, peraltro venduto a 400 sterline, chi è mai comprerebbe tutta sta immane quantità di Buzz Lightyear e perché? Cioè, per quanto ti possa piacere il cartone, bellissimo film d'animazione, non dico nulla, un piccolo capolavoro ai suoi tempi. Ma perché? Spiegatemelo nei commenti, gente! Io devo imparare a star zitto, ma veramente tanto zitto, perché sono passati un paio di minuti e cosa trovi? Ma che domande, mettiamo in vendita a $20 la testa mozzata di una bambola che ho trovato in mezzo al bosco, invecchiata, rovinata e sporca del terreno. Sicuramente ci sarà un sacco di gente che dice, mamma mia, era esattamente la testa di bambola mozzata e sporca che stavo cercando da tutta la vita, è esattamente la decorazione di cui la mia casa aveva bisogno. Poi, se ti prosciuga anche l'anima, è un altro paio di maniche. So cosa hai fatto. So cosa hai fatto, tu venditore. Per soli $15 puoi comprarti questa carta di Pokémon con Charizard in versione culone. Chi non vuole avere una carta fatta su misura di Charizard con un grande e grosso chiurlo, eh? Anche tu, giocatore di carte di Pokémon, sei già lì che dici Lon, dimmi assolutamente dove la posso comprare. No, no e poi no, do fuoco alla carta e do fuoco anche a te. Poi ovviamente c'è chi in casa si è fatto fare un quadro su misura con Freddie Mercury mezzo ignudo che cavalca un delfino. Perché lo sappiamo tutti che Freddie Mercury, una volta finiti i concerti, la prima cosa che faceva era raggiungere il mare e cavalcare i pinguini, i delfini. E questo è qualcuno che si è messo un quadro del genere in casa propria e lo definisce arte. Io lo definisco una malattia mentale, ma vabbè, tutti i gusti sono gusti, gente. No, gente, no, no e poi no. Perché dovresti avere un quadro con i gabbiani che sparano raggi laser dagli occhi dando fuoco ai palazzi degli esseri umani? Perché $50 per un'opera del genere? Va che se mi davi 30.000 lire il mio falegname te lo faceva meglio, perché è anche pittore lui.
Lasciamo star che è meglio, eh. No, no e poi no. E quando hai bisogno di soldi e non sai più cosa vendere, ma che domande, vendi il tuo apparecchio, chiamiamolo apparecchio praticamente, che è una sorta di dentiera che contiene i quattro denti frontali, gli incisivi, che tu puoi agganciare, penso, agli altri denti, in modo tale da rimpiazzare i suddetti denti. Ora, non so quante persone abbiano esattamente perso i suddetti denti e vogliono acquistarla non di seconda mano, ma di seconda bocca, perché ovviamente è usata e c'è anche una descrizione che dice mi ci sono trovato benissimo, ci mangiavo di tutto. Buon uomo che vende il suddetto oggetto, lei dovrebbe sapere che questi sono fatti su misura perché le fanno lo stampo e il calco della sua bocca, quindi non potrà mai e poi mai essere utilizzata da nessun altro. Perché vendete ste cose? Ah, ma vedo che la gente ormai vende di tutto pur di guadagnarci sopra. Chi non vorrebbe comprare questo bellissimo comò a $100 peraltro, e lui lo definisce a malapena utilizzato. Sono abbastanza sicuro che qualcuno lo abbia utilizzato e anche male. Qua sembra che si abbiano fatto dei calcoli matematici. Ci hanno appiccicato sopra cose strane. Cioè, perché devo spendere $100 quando probabilmente con la stessa cifra te lo compri nuovo all'IKEA? Io la butto là. No, vabbè ragazzi, non ci credo mai nella vita. Il letto per preservare la verginità di tuo figlio o di tua figlia. E voi direte, no, vabbè, ma è uno scherzo. No, questo esiste veramente, gente. È un letto Amish, così definito, perché fa un rumore incredibile. Ma basta anche solo che ti rigiri un attimino e questo comincia a cigolare in maniera incredibile. Quindi che tu ti stia soddisfando da solo o che tu abbia deciso di condividere l'esperienza con qualcuno, sappi che chiunque all'interno della casa ti sentirà ma proprio una cifra. Presumo che qualcuno lo potrebbe comprare per soli $500. Wow, altro che cintura di castità. Questa is the new cintura di castità per uomo e per donna. Poi scopri che magari puoi anche farlo sul pavimento a sto punto, ma vabbè, dettagli. Ragazzi, qualcuno salvi questo povero Cristo. Quest'uomo ha la moglie che si diletta nell'uncinetto e via dicendo, cucito, non so come boia si chiama, lavoro a maglia, e chi più ne ha più ne metta. E la moglie vende tutto quello che crea online, e fin qua nulla di anormale. Se non fosse che quest'uomo è chiaramente un fotomodello non solo non pagato ma anche brutto, che è costretto ad indossare i capi d'abbigliamento della moglie quando lei fa le foto. Perfino il cane si rifiuta di guardare perché in precedenza era lui il fotomodello. Guardatelo, quest'uomo non ha più ragione di vita. No, 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 quest'uomo è stata risucchiata tutta la dignità dalla moglie. Complimenti, lei è un fotomodello molto sexy e giovane, eh. Quel baffo la rende veramente un uomo da non farsi scappare. E poi c'è il nipote che voleva regalare alla nonna questo bambolotto con tanto di orologio. Alla nonna piacciono questi, gli piacciono da morire, li colleziona e via dicendo. Solo che l'ha comprato usato per soli $10. Dici, caspita, un affare incredibile. Se non fosse che all'interno qualcuno si era divertito prima di tutto a rimuovere gli occhi alla bambola e disegnargli delle lacrime abbastanza scure. Hanno poi grattato via la scritta che vedete qui a lato e ci hanno messo invece la scritta fatta col pennarello: la morte sta arrivando. Ora tu neanche l'hai aperto, l'hai regalato a tua nonna fidandoti del contenuto. La nonna si è un pochettino allarmata. Non è stato un bel compleanno per la nonna, siamo onesti, eh. Qualcuno si è appena giocato l'eredità. Io per fortuna sono daltonico, ma gente, voi potete ammirare un divano così psichedelico che non l'avrebbero neanche comprato negli anni 60 dopo uso spropositato e smisurato di droghe stupefacenti per anni. Cioè neanche sotto i peggio trip LSD qualcuno si sarebbe comprato un divano del genere. Tuttavia c'è qualcuno che lo vende. E penso che sia praticamente nuovo di pacca, perché chi è che si siede su un divano del genere? Cioè appena arrivi e lo guardi, cadi a terra stramazzando male male perché ti è venuto un attacco epilettico. Come ti è venuto in mente di comprare sta roba? L'annuncio per questa vecchissima poltrona è abbastanza strana. Praticamente, questa era la poltrona di un giovane che era un grandissimo credente. Potete anche notare che sulla suddetta poltrona è presente praticamente la silhouette del tizio. Guardate che roba, si vedono ancora le braccia, le gambe, il busto e la testa. Ora,
Dicono che questo sia il risultato dopo che il figlio è stato misteriosamente di colpo assunto in cielo da nostro Signore. Ora, ovviamente il figlio, dato che è diventato un'anima in paradiso, non ne ha più bisogno. Loro ritengono che la poltrona sia di cattivo gusto perché cozza con gli altri oggetti e hanno deciso di venderla. Oh, magari ti siedi anche tu e vieni assolutamente e direttamente assunto in cielo. Potrebbe essere che magari è la poltrona da assunzione diretta, non lo so. Questa invece è un'iniziativa che apprezzo. Molta gente magari non ha voglia più di mangiare e butta via il cibo. Ma perché devi sprecare questo cibo quando qualcuno potrebbe essere affamato? Quindi cosa fai? Fai una foto del cibo che non mangi più, magari qualcuno passa a casa tua e lo compra. Perché sprecarlo? È un'idea geniale, cibo di seconda bocca, avanti, voglio dire, c'è la crisi. Sono sicuro che risparmiate un sacco di soldi proprio perché il panino non è più intero. No, e poi no. Vi lascio alcuni secondi per provare a indovinare cosa sia questo oggetto. Non so quanti ci saranno arrivati, io ho dovuto leggere la descrizione. Praticamente questo è il sellino di una bicicletta. No, non sto scherzando, questa è la parte sotto. Questo è il sellino di una bicicletta personalizzato che tu puoi montare per la modica cifra di $69. Questa è la manica, cioè è fatto praticamente a manica con le mani dietro. Cioè se ti siedi troppo indietro ti ritrovi un dito su per il ci siamo capiti. Se ti siedi giusto al massimo hai il sellino che ti palpa il culo mentre stai andando in bici. Io so che la gente ha feticismi strani, non dico di no, l'importante è che tu stia bene con te stesso. Però no, cioè, la bicicletta che mi palpa il culo preferirei evitarlo. Se fosse un essere vivente ancora, ma la bicicletta no, preferirei che il rapporto fra me e la bicicletta resti platonico. Oh, finalmente qualcuno che ha avuto un'idea geniale. Tutti bravi a essere moderni e tecnologici con quelle porte USB, con strani oggetti pieni zeppi di plastica, con quel design futuristico orribile. No, io dico no, io ci faccio la statua dell'era vittoriana, il busto figherrimo. Cioè, ci hanno tagliato peraltro male 4 incavi praticamente e ci hanno inserito un moltiplicatore di porte USB, dice sì, hub, chiamatelo come cavolo vi pare. Cioè, non dico che non abbia un certo stile, però i buchi potevi farli un po' meglio, si vede lontano un chilometro. Che questo è un oggetto fatto in maniera molto, ma molto, 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 aiutatemi a dire, molto casalinga. Ora, perché qualcuno debba pagare praticamente $17 per un oggetto fatto con una stampante 3D che puoi agganciare al retro delle tue croc molto probabilmente non originali comprate dai cinesi? E l'oggetto in questione non è altro che una sacca di testicoli, sono palle. Non so come altro dirlo, sono palle che tu puoi mettere dietro le tue ciabatte, perché normalmente dietro una ciabatta ci trovi i testicoli. Niente, ma cioè, con tutto quello che puoi stampare con una stampante 3D, cioè, voglio dire, sono sicuro che troverai un'idea più geniale che mettere i testicoli sulle croc. Poi magari sono io che sono troppo normale, non dico di no. Un marone, questa è praticamente la stessa cosa che hanno fatto all'inizio. Questa è la parrucca della nonna morta male. Ora, la nonna a quanto pare non aveva molti capelli, sarà per presumo deceduta per malattia, e quindi durante il funerale gli hanno messo la parrucca bella bella per renderla più carina. E fin qua tutto bene, per inciso le parrucche costano un botto. Siccome tanto al cadavere, insomma alla salma, la parrucca non serviva, prima di far chiudere la bara cosa hanno fatto? Hanno strappato la parrucca alla nonna e l'hanno rimessa in vendita. Voglio dire, tanto alla nonna non serve. Cioè, signori, una volta almeno si vendevano, che ne so, gli abiti da sposa, perché dici, presumo di sposarmi una sola volta, non lo devo riutilizzare, quindi tanto vale venderlo. Poi vabbè, ora si noleggiano. Ma di sto passo ti faranno anche noleggiare le parrucche per i morti. Io non dico altro, costa $500 e è usata una sola volta. Questo è poco ma sicuro. E poi c'è il tizio che per la modica cifra di $800 ti regala un'opera d'arte che ha richiesto 14 anni di lavoro. Se vi state domandando cosa sia, questa è cera che è stata fatta colare una goccia alla volta per 14 anni creando questo, potete dedurre cosa sia, ha una forma sia che esce da dietro, sia una forma che i maschietti hanno davanti. A buon intenditor poche parole, non so neanche quanto pesi, è una gigantesca cosa alta 1,80 m, fatta di cera buttata lì per 14 anni.
800 dollari, ragazzi, secondo me è un affarone di dimensioni bibliche, non fatevela scappare. Ammetto, negli ultimi anni ho recensito diverse poltrone da gamer, poi ho smesso perché non c'ho più spazio in casa e cominciano a diventare un pochettino ingombranti. Tuttavia, non ho mai visto la poltrona da gamer di Dora l'esploratrice. Questa viene venduta gratis perché è leggermente sporca. Cioè, io ho fatto il gioco dell'idropulitrice, ma non mi ci avvicinerei nemmeno con la vaporella. Leggermente sporca. Cosa boia ci hai fatto su sta sedia di Dora l'esploratrice? Schifoso maniaco! Ma presumo fosse un uomo, eh. Meglio non farsi domande, ragazzi. Ho capito che è gratis, ma probabilmente questo è uno che se ne vuole sbarazzare. Perché tanta gente mente gli annunci con "Ehi, questo prodotto è gratis", perché non vuole pagare qualcuno per smaltirglielo. E per la modica cifra di 2500 dollari, gente, questo è un affarone, potete comprare anche voi un vero e proprio tavolo per le autopsie. Sì, avete capito bene, si può anche chiudere con il morto dentro, perché di solito si rischia un attimino che il signore cominci a marcire, non è che lo puoi lasciare lì tanto tempo, no? 2500 dollari e puoi giocare anche tu al piccolo coroner di CSI con un vero e proprio tavolo per le autopsie, anche col coso per drenare i liquidi dei corpi, che certe cose non le dovrei sapere perché ho guardato CSI e altre serie TV. Oh, probabilmente hanno chiuso una stazione di polizia e questo da qualcuno lo dovevi dare. 2500 dollari, ci fai un sacco di acquisti, voglio dire, eh. Ammettiamolo, questa decorazione da tavolo è fortemente ambigua. Non so perché qualcuno la voglia comprare, non so neanche cosa devi mettere in bocca alla decorazione. Cioè, preso fuori contesto ciò che dico è da denuncia suprema, ma vabbè, dettagli. Perché? Cioè, non... Cosa ci va qui? Un salsiccione? No, non dire boiate, ti prego. Cosa dovrebbe rappresentarmi? Ci va inserito qualcosa? Cos'è un portamestoli? Ci metti un hot dog? Non lo so. Non c'è modo che questo oggetto non diventi molto, 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 molto equivoco, ragazzo mio. Oddio, ci sono pescatori che a quanto pare sono talmente tanto fortunati che decidono di fare una foto al pesce buttato direttamente lì sull'erbetta e dicono: guarda, per un dollaro ti vendo tutti sti pesci. Ora, buon uomo, il pesce va a male in fretta, quindi non so come faccio a trovare un acquirente che arrivi in tempo. Perché un dollaro è un affare, ma se il pesce comincia a puzzare, ci arrivano le mosche e il resto, non è proprio sto grande affare. Oh, bravo come pescatore, almeno quello, eh. Bisogna riconoscerglielo. Quest'uomo è veramente il miglior Sanpei che io abbia mai visto. Oh, no. Questo libro non dovrebbe esistere. Se conoscete il personaggio di Bill Cosby e sapete cosa ha combinato e il motivo per cui è in carcere a 80 e passa anni, sapete molto bene che il libro di Bill Cosby in cui parla di amore e matrimonio non dovrebbe esistere. Quest'uomo è uno schifoso, è un bastardo, è un maniaco. Lasciamo stare che è meglio. Se mi ritrovo Bill Cosby, beh, adesso è vecchio da far schifo, con una rosa che mi si avvicina così, mi butto dalla finestra, che è meglio, faccio una fine più decorosa. Perché? Perché qualcuno dovrebbe comprare un vaso da notte che tu hai decorato con pietruzze e altri oggetti, ricavandone qualcosa di presumibilmente artistico. Ora, io spero che il vaso da notte non fosse usato. Di sicuro non potrà essere riutilizzato perché rovineresti la suddetta opera d'arte. Ma di tutti gli oggetti che potevi scegliere, proprio un vaso da notte. E per la modica cifra di 600 dollari, gente, anche voi potrete portare a casa questa gigantesca statua con uno scoiattolo. Cioè, a giudicare dalla grandezza della porta del garage, potete capire che sta statua sarà tipo alta 1,80 m minimo. Perché qualcuno si è comprato una statua di uno scoiattolo gigante? Io so che la gente mette in giardino di tutto. È fatta anche bene, eh? È fatta veramente tanto tanto bene, ma non vedo molte persone che comprerebbero una roba del genere. Come quelli che comprano gli gnomi. Cioè, no e poi no. Lasciate che nel giardino ci sia madre natura e tanti saluti. No. Ma fidatevi se vi dico che su Amazon c'è addirittura di peggio. E neanche a farlo apposta, cosa abbiamo appena trovato? Un altro scoiattolo. I casi della vita, questa è proprio la prima immagine. Anzi, questi sono praticamente dei copridita che tu puoi mettere sulla tua mano per simulare uno scoiattolo. Ora, perché tu debba fare una cosa del genere non ci è dato sapere. Non ho neanche capito perché la gente debba mettere dei copridita. Però è abbastanza inquietante.
Non so se è per i bambini, forse, ma è comunque molto ma molto inquietante. Non ci credo mai nella vita, hanno fatto la versione casalinga di sti cosi. Questi sono dei pupazzetti gonfiabili che di solito sono alti qualche metro, che negli Stati Uniti utilizzano di solito fuori dagli autolavaggi e anche altri negozi. E quindi si ondeggiano avanti e indietro attirando la tua attenzione. Ora, perché qualcuno ne debba avere anche una versione in miniatura, con tanto di pompa che sti cosi poi fanno un rumore assurdo, da tenere in casa, non c'è dato sapere, perché no, sono orribili, sono brutti, non so perché esistano ancora. Poi vogliamo mettere che qualcuno stampa la tua faccia sulle patate, no, non sto scherzando, tu gli mandi la foto e una discreta somma di denaro e riceverai una patata sulla quale hanno stampato il tuo volto. Ora, ragazzo mio, devi andare a cercarla la patata, ma non era questo che si intendeva. Mi sa che il giovane è un attimino confuso, ma vabbè, dettagli. Gente, scusatemi un secondo. Le ciabatte a mo' di baguette saranno strane, ma le voglio. Sono invitanti, ammetto, sono invitanti, sono fatte bene, sembrano morbide. Ne posso avere un paio? Io non sono un fan delle ciabatte perché cammino sempre scalzo. Però dai, queste d'inverno sembrano veramente molto comode. Poi mi ha voglia di mangiarmi un bel paninozzo. Mi piace la baguette. Non in quel senso. No, vabbè, questa è una cosa che possono inventare solo negli Stati Uniti, dove tendenzialmente vanno da Subway, che è una ditta che fa praticamente solo panini di forma standard. E quindi cosa fai? Ti porti via il contenitore in plastica in modo tale che ti contenga esattamente il panino di Subway. Se tu lo fai in un'altra forma o dimensione, sto contenitore diventa completamente inutile. Il perché? Non ci è dato sapere, ma gli americani fanno un consumo veramente eccessivo di takeaway per quanto riguarda il cibo. Oh mio Dio, queste le ho viste dal vivo, è qualcosa di incredibile. Queste sono un paio di mutande che, per quanto può sembrare strano, tu questo lo riempi d'acqua e diventa un paio di mutande. È praticamente un paio di mutande liofilizzate. Non sto scherzando, andatevi a guardare dopo i video su internet. Hanno fatto di tutto con queste robe pseudo liofilizzate. Metti che ti servono un paio di mutande, ecco, pronte all'uso. Cioè, se ti manca l'acqua, ci ho tirato una gomitata sul tavolo, assurdo, ma se ti manca l'acqua probabilmente ci dovrai fare la pipì sopra. Io la butto là. Questo è uno di quegli oggetti che solo i giapponesi si potevano inventare. Poi magari scopro che l'hanno inventata gli americani. L'avrete sicuramente visto, è il salvadanaio, in cui tu metti la monetina, che a sua volta attiva un pulsante, ed esce la zampina del gattino che tira dentro la monetina. Carino la prima volta che lo vedi, ma ogni volta che devi mettere dentro una monetina diventa abbastanza fastidioso. Poi se provi a recuperare le monetine, il gatto ti sbrana vivo la mano. Quindi sappiate che i vostri risparmi non li potrete mai recuperare. Uomo, anche tu hai problemi con il batacchio? Lo dovresti allenare, ma non hai tempo di andare in palestra e sei single da far schifo? Tranquillo! Puoi utilizzare il manubrio, perché effettivamente si chiama manubrio se non ricordo male, con tanto di pesi, per il tuo batacchio. C'è scritto a caratteri cubitali che non funziona. Cioè, proprio no, però puoi fare gli esercizi con il batacchio. Oh, metti che ti piace. Ora, non so quanti uomini che siano anche etero vogliono utilizzare la schiuma da barba al profumo di marshmallow. Per quanto agli americani piaccia il marshmallow, non dico di no, ma avere la faccia che sa di dolci e zucchero non so quanto ti fa rimediare patata. Ma vabbè, dettagli, magari trovi quella che è appassionata di dolciumi e comincia a leccarti il volto, ma sarebbe comunque molto inquietante. Decisamente non tanto inquietante quanto la saponetta al sapore barra profumo di bacon. Cioè, tu puoi andare in giro che sai di pancetta. Per quanto agli americani piaccia la pancetta, non dico di no, gli americani e il cibo hanno un rapporto molto brutto. Chi è che vuole? Cioè, a me piace normalmente l'odore del borotalco, del limone, via dicendo. Ma il bacon no, e non lo dico perché non mangio carne. No! No, 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 cioè, se ti incontra un cane ti sbrana vivo, ma sei scemo nel cervello. Allora, già è un obbrobrio che vendano lo zucchero filato dentro una confezione della serie no, no e poi no. Ma che poi il suddetto zucchero filato abbia il sapore dei cetriolini, e io adoro i cetriolini. Io ai tempi d'oro con i Gewürzgurken mi ci drogavo in vena, adoro i cetriolini. Ma zucchero filato e cetriolini, non dico che magari poi non sia una combinazione interessante, ma così di primo acchito posso dirvi no, no, è completamente sbagliato. Ecco, mio fratello è appassionato di LED e ha comprato sta boiata. I LED che puoi montare sotto la tazza del cesso, in modo tale che anche tu puoi decidere il colore del gabinetto quando vai a fare la pipì la notte.
di un'utilità incredibile, mi ha detto che servono così non devi accendere la luce del bagno. Ma sono in bagno, chi mi deve vedere, santo cielo? Cioè, capisco avessi il gabinetto in camera da letto, quindi vuoi evitare di disturbare. Cioè, sembra che all'interno ci sia il tesoro, una chest di un videogioco, ma dentro ci trovi cose brutte di solito. Per non parlare, ovviamente, del bellissimo cuscino a forma di culo di corgi. Il corgi è un tipo di cane, se non lo sapete. Cioè, di tutte le parti del corgi, proprio il culo, non dico altro. Spero che non profumi anche come il culo del corgi, altrimenti questo prodotto non farà molta strada, siamo onesti. Gente, io direi che per questo episodio ci possiamo fermare qua, perché abbiamo visto anche troppi prodotti strani. Nei commenti fatemi sapere ovviamente quale secondo voi è quello più bizzarro, quello più fuori di testa. Lasciate un bel mi piace, altrimenti dovrete fare 100 euro di acquisti e sarete obbligati a comprare uno degli oggetti che avete visto quest'oggi. E noi ci vedremo in un prossimo video. Ciao ciao!